Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi notizia interessante per chi ha adocchiato la QG Motor SRT800, visto che poche ore fa la casa cinese ha avviato una promo molto interessante che riguarda diversi modelli in gamma 2023 e tra questi rientra anche proprio la SRT800, conosciuta meglio come la TRK 800 della Benelli mai nata. La promo è interessante in quanto parliamo di un prezzo ridotto di circa 800 euro fino al 30 novembre. Se già la moto era interessante quando QG Motor l'ha lanciata in Italia, praticamente 2-3 mesi fa, adesso la moto è ancora molto più interessante e tranquillamente può essere vista ora come in effetti una valida alternativa alla nuova TRK 702. Quindi in questo video magari vi posso dare un buon consiglio, diciamo, d'acquisto di una moto stradale per viaggiare magari in coppia ad un prezzo molto conveniente e messa un po' meglio rispetto alla TRK 702. Per quanto riguarda la SRT 800, ragazzi, io la moto l'ho provata pochi mesi fa in quel di Pavia. Una prova durata circa un'oretta, in quell'occasione non c'era Erika, Erika c'era durante la prova della TRK 702, però la prova comunque l'avete vista in tantissimi, perché al momento siamo a qualcosa come 45.000 visualizzazioni. Di questa cosa vi ringrazio ed è segno anche che c'è molto interesse comunque in Italia per questo modello della QG Motor. Comunque la prova la trovate sul canale YouTube, playlist prove moto, e ve la lascio anche girare qui di fianco nel monitor. Non metto immagini oggi, ma vi lascio la prova completa, diciamo, della SRT 800. Per quanto riguarda la promozione, poi vi dico effettivamente la moto adesso quanto va a costare e poi vi ricordo anche le caratteristiche tecniche. Discorso QG Moto, mi rendo conto che magari non in tanti conoscono ancora questo marchio, visto che è arrivato recentemente sul mercato italiano e addirittura comunque creato pochi anni fa dalla QG Group, no? Quindi in tanti magari sono un po' diffidenti verso questo marchio. QG Moto, ragazzi, è un marchio fondamentalmente cinese creato dalla QG Group, no? Che è la casa cinese che detiene anche il marchio Kiwe Motor e anche il marchio Benelli. Quindi Benelli e QG Motor fondamentalmente sono facenti parte della stessa squadra, della stessa famiglia, sempre fanno a capo della QG Group, no? Soltanto che Benelli ha sempre venduto in Italia e anche su altri mercati orientali, compreso quello cinese, però QG Motor, al contrario, in Italia, in Europa, non si era mai vista fino a poco tempo fa, operava più che altro sul mercato cinese e orientale. A sorpresa, la QG Group ha scelto poco tempo fa di portare in Italia anche la QG Motor. Si era vista, se vi ricordate, se non sbaglio, l'edizione 2021-2022 comunque dell'ECMA con alcune moto, e poi effettivamente in Italia è arrivata la QG Motor circa verso inizio estate con il sito ufficiale italiano e con diverse moto già che si possono comprare, tra queste la SRT 800. Nel frattempo c'è il discorso TRK 800, perché vi ho detto che questa moto si può chiamare TRK 800? Perché se vi ricordate, Benelli tempo fa all'ECMA aveva presentato la TRK 800, una moto molto interessante, molto di più rispetto alla 502, mossa da motore nuovo bicilindrico 754, che è il motore montato anche sulla Leoncino 800. Poi della TRK 800 si sono completamente perse le tracce, la moto era sparita, ma era uscita la TRK 702, no? E in tanti comunque si chiedevano che fine avesse fatto la TRK 800, perché quella moto non usciva, e poi dal nulla compare la QG Motor con la sua SRT 800. Quindi la casa madre ha scelto questo per l'Italia, per la Benelli la 702, che è già uscita e che ho provato, e per la QG Motor la SRT 800, che di fatto è la TRK 800. La base è quella, motore è quello, design anche. Quindi due marchi per due moto che inizialmente erano della Benelli, no? Probabilmente è una scelta questa fatta per cosa? Per invadere il nostro mercato con diversi marchi, diversi prodotti. Tanto alla fine vendi di qua, vendi di là, ma comunque sempre te ci fai guadagnare, come fa più o meno nel campo dei telefoni la Xiaomi, no? Xiaomi, marchio principale, Xiaomi si scrive, e
e Redmi, che è il submarchio, ma comunque sia che compri Redmi, che compri Xiaomi, sempre alla Xiaomi i soldi vanno, questo intendo dire. Quindi probabilmente QG Motor ha scelto di invadere il mercato, che è quello che fanno un po' sempre le aziende cinesi. Detto questo, non è per forza un male questa cosa, attenzione, ovviamente io preferivo che Benelli presentasse la 800 e semmai anche la 702, ma comunque due moto in mano la Benelli più che non due marche, che poi si crea più che altro confusione nel cliente finale. Poi cosa succede? Che la gente ti compra Benelli e non ti compra magari la QG Moto perché magari è un po' diffidente, come normale che sia. Ecco, discorso moto, velocemente vi ricordo un po' come è fatta la SRT 800, perché effettivamente ha molte, diciamo, frecce a suo arco. La moto è un motore bicilindrico, 7,54 dicevo prima. Potenza 76 cavalli a 9000 giri, mentre la coppia 67 Nm a 6500 giri. La moto pesa in marcia 236 kg, altezza sella 795 mm, serbatoio 18,5 litri. Quindi un serbatoio bello capiente, una sella che non è molto alta, no? Trovate le mie impressioni su motore, potenza, coppia a lungo, vibrazioni, comodità, vi dicendo, nella prova che c'è su YouTube, che vi lascio anche alla fine di questo video. Però ecco, il discorso motore non è quello della TRK nuova, perché quella monta il motore 698 bicilindrico. In questo caso il motore è un 754, dicevo prima, che è il motore della Leoncino 800. Sono motori diversi, però comunque si ha prestazioni abbastanza simili. La TRK ha 6 cavalli in meno di potenza, ma ha 3 Nm più di coppia. Invece la QG Motor ha più potenza e ha un po' meno coppia. Il peso più o meno è sempre lo stesso. La TRK pesa circa 3-4 kg in meno, quindi più o meno il peso comunque è abbastanza simile. Ciclistica, tela traliccina acciaio, sospensioni, interessante, forcella, steli rovesciati da 50 mm della Marzocchi, pianta frenante firmato Brembo, doppio disco anteriore, 320 mm, posteriore singolo 260 mm, gommata 120, posteriore 180 con i Pirelli Angel GT, ABS della Bosch. Quindi combinazione Bosch, Pirelli, Marzocchi e Brembo. È una ciclistica questa, Brembo Marzocchi, che non troviamo sulla TRK 702, e può essere un motivo, secondo me, per spendere un po' di più per andare sulla QG Motor. E poi lo schermo è un TFT e non ha elettronica, non c'è traction control e quelle cose lì non ci sono, cambio elettronico non c'è, non è presente. Lo schermo, va detto, ecco, non mi ha fatto impazzire come strumentazione, neanche quello della Benelli, per carità, ma anche questo, il layout grafico soprattutto, la grafica è un po' non troppo chiara secondo me, ricordo un po' magari gli schermi come layout quelli cinesi, poco occidentali secondo me, poco chiaro, ecco. Prezzo, quanto costava la moto al lancio poco tempo fa, perché sembra quasi che parliamo di anni fa, in realtà la moto è arrivata 3 mesi fa sul mercato circa, costava 9.300 euro con le valigie comprese nel prezzo, quindi moto più valigie comprese nel prezzo 9.300 euro, ed era molto interessante la moto, no? Perché comunque si costava 1.000 euro in meno circa, sì, rispetto alla Tracer 9 GT, Tracer 7 GT, scusate, la 7, che monta motore CP2, quindi rispetto alla Yamaha comunque avevate una moto più o meno come prestazione abbastanza similare, però risparmiavate 1.000 euro in meno. Ora, promozione nuova, valida fino al 30 novembre, si parla di un risparmio di 800 euro e arriviamo quindi a prezzo che vedrete qui di fianco, a partire da 8.500 euro circa, disponibile sempre nella livrea grigia, quella rossa e quella blu. Il prezzo comprende anche sempre le valigie. 800 euro in meno, ragazzi, è tanta roba, 8.500 euro in assoluto. 8.500 vuol dire 1.000 in più soltanto rispetto alla TRK 702, e vuol dire anche tanto in meno rispetto alla Tracer 7 e la Tracer 7 in versione GT. Vale la pena, secondo me, spendere 1.000 euro in più rispetto alla Benelli? Secondo me sì, ci sta come cosa. Se volete comunque una ciclistica magari un po' più raffinata, che poi su strada non si avverte magari tanto, l'andatura è comunque non troppo allegre, però comunque sia qua avete Marzocchi, avete Brembo e avete anche un po' più di potenza. Quindi può essere interessante secondo me valutare proprio la QJ Motor, quindi io ce la vedo bene, ecco, come scelta.
Ovviamente sempre che vi fidiate del marchio QG Motor, no? Cioè mi rendo conto che comunque sia, da una parte abbiamo la Benelli, con la sua 702. Benelli è un marchio in Italia più venduto da diverso tempo, da diversi anni, e dall'altra parte avete la QG Motor, un marchio che è arrivato recentemente in Italia, sempre facente parte della QG Group, ma comunque sia un marchio nuovo, no? Non è che ha l'appeal della Benelli in Italia, e quindi mi rendo conto che c'è anche questo discorso da fare, però se tralasciamo questa cosa, effettivamente vi dico, può essere molto interessante valutare la SRT 800 a questo nuovo prezzo. Ovviamente dispiace per chi magari, se qualcuno l'avesse fatto, che insomma dispiace che per quelli che hanno comprato la moto al lancio, cioè per chi l'ha comprata qualche mese fa a 9.300, vederla adesso 8.500 sicuramente fa un po' rosicare, mi rendo conto, no? Però sicuramente ne ha vendute poche, per questo che il prezzo comunque si è abbassato, quindi diciamo che saranno in pochissimi quelli magari scontenti di questa promozione, al contrario in tanti potrebbero essere contenti di questa promo. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, insomma, di questo prezzo, 8.500 della moto, se vi può interessare, se vi attizza, se l'avete comprata, se l'avete provata e via dicendo. E cosa comprereste tra la TRK 702 a 7.500 con le valigie comprese nel prezzo e la QG Motor a 8.500 sempre con le valigie comprese nel prezzo? Ecco, vi ripeto, la QG Motor vince lato ciclistica e motore che ha un po' più di potenza, 6 cavalli in più, però per il resto sono moto abbastanza equiparabili. Alla fine in realtà la frenata è abbastanza simile. Sospensioni lavorano bene entrambe le moto, i motori forse ho trovato un po' più grintoso ai bassi quello della Benelli, però comunque sia ha delle carte a favore anche la QG Motor, assolutamente. Da questo video è tutto, come sempre saluto Erika, metto un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale YouTube e quello Instagram, linea del background ufficiale, noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao ragazzi!